Dopodomani, 5 aprile 2023, sarà il giorno di Super Mario Bros. Il film, prodotto dalla Illumination, ovvero la casa delle bestie gialle. Ma non tutti sanno che un film sull'idraulico italiano in salopette esiste già, ed esiste da 30 anni. Vi sto parlando del film del 1993 chiamato proprio Super Mario Bros., prodotto dalla Leitmotiv, ovvero una casa di produzione nata nel 1990 e fallita per bancarotta nel 1995, e distribuito in tutto il mondo da Buena Vista Pictures, che al tempo apparteneva a lui. Già, The Rock. Tra mille cambiamenti, vari problemi e maltrattamenti, ad oggi il film è ricordato come uno dei pilastri, un cult del trash. Negli anni 80 e 90 i videogiochi ormai stavano diventando sempre più popolari e la Nintendo era uno dei principali produttori. Ma in particolare un gioco lanciato nel 1985 veniva acquistato. Penso abbiate naturalmente capito, sto parlando ovviamente di Hong Kong Fuei. Però quell'anno uscì anche un altro gioco che vendette molte più copie di questo. Super Mario Bros. Per il NES, una console a 8-bit di Nintendo. Fu un successo immediato in tutto il mondo, e l'idea di trasporre il gioco sul grande schermo si presentò quasi subito per cavalcare l'onda. Tuttavia Nintendo non riuscì ad organizzarsi con accordi e diritti prima degli anni 90, periodo in cui venne associata alla longeva Leitmotiv. Viene annunciato quindi il film live action sul famosissimo Super Mario. La pellicola avrebbe portato una storia molto simile al videogioco, con un tono molto tranquillo e indirizzato a un pubblico molto piccolo. Che bello, una nuova avventura ispirata al gioco originale con tanto di personaggi principali. Sarebbe stato davvero ottimo, forse. Sarebbe, appunto. Infatti, con lo script in corso d'opera, Nintendo cambia tutto per evitare di essere associata a questo film. Aveva forse capito che un film live action su Super Mario non era chissà che grandissima idea. Cambia davvero di tutto, pure gli attori di riferimento. Prima c'erano nomi del calibro di Tom Hanks, Danny DeVito, Dustin Hoffman, che in realtà non avevano accettato i ruoli al 100%. E vennero quindi sostituiti da Bob Hoskins, famoso per il ruolo di Eddie Valiant in Chi ha incastrato Roger Rabbit, Dennis Hopper, famoso per aver recitato in Apocalypse Now, e infine John Leguizamo, conosciuto per... Vabbè, non era ancora conosciuto, ma poi comunque ha doppiato Shield. Ma a cambiare drasticamente fu la trama, le caratterizzazioni dei personaggi, i design e il tono. Diventa una commedia per adulti, almeno così è descritta, e non ha più nulla a che fare con l'idea originale, nemmeno quella del gioco. Il tutto cambiò sotto gli occhi di registi, attori e produttori. Come ho già detto, di problemi ce ne furono davvero tanti. Per esempio, i registi, Rocky Morton e Annabelle Jenkel, non erano nemmeno affini al gioco originale. E hanno deciso di prendere diverse libertà creative, chiamiamole così. Ma questi non sono i veri problemi, a quanto pare, perché infatti sul set si presentarono diversi imprevisti, litigi e, come ho detto, maltrattamenti. Per esempio, l'attrice principale Samantha Matis, che nel film interpreta la principessa Daisy, ha dichiarato che Morton sul set era davvero molesto, sia con lei, sia con il resto del cast. E a seguirla pure Bob Hoskins, che ha rivelato che questa, quella di Super Mario Bros., il film, è stata la peggiore esperienza mai vissuta in tutta la sua carriera. Dennis Hopper ha scherzosamente rivelato di aver perso il rispetto da parte di suo figlio per aver recitato così male nel ruolo di Recupa, e John Leguizamo in realtà, sempre scherzosamente, ha rivelato che è in qualche modo riconoscente al ruolo di Luigi in questo film. Paradossalmente è diventato famoso, comunque più conosciuto, con questo film. Oh, e non pensate che i problemi sono rimasti solo chiusi all'interno del set, perché anche durante la post-produzione ci sono stati diversi cambiamenti da parte di Nintendo e non. Cambiamenti che a volte hanno anche fatto lievitare un po' il budget per il film. Ma ci siamo. E il 28 maggio 1993 nelle sale statunitensi arriva nonostante tutto Super Mario Bros. Arrivano in commercio anche le action figure dei personaggi con tanto di sembianze degli attori. Super Mario Bros. Movie. You wanna know what makes him super? 'Cause they triumph over the evil Koopa and his brainless sidekicks, Iggy and Spike. E dopo tutto questo percorso travagliato, tutti questi problemi, contro ogni singola, minima aspettativa, il film fu un grandissimo flop. Sia per l'incasso che per la critica. A fronte di un budget di quasi 50 milioni di dollari, ne incassò solamente 38,9 milioni. E ad oggi comunque il film conta un 23% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, solo un 23%, e una valutazione di 4,1 stelle su 10 per IMDb. E ovviamente il merchandise, già limitato in partenza, non è che vendette così tanto, anche se oggi alcuni pezzi ancora nelle confezioni arrivano a costare più di 100 euro. Tutto ciò fortunatamente cancellò dai pensieri possibili sequel e spin-off. Ma adesso vediamo assieme questo film. È realmente così brutto? Spoiler,
Sì, se volete recuperare il film prima di beccarvi questa seconda parte del video, vi informo che trovate Super Mario Bros. Su Prime Video. Almeno al momento, ovviamente non resterà sempre sul catalogo. Se state guardando questo video fra qualche anno dalla pubblicazione e non c'è il film su Prime Video, capirete il perché. Il film inizia 30 milioni di anni prima con una scena tutta pixellosa con dei dinosauri parlanti. Dai che ti dico, Dino, questo posto è veramente una favola. Il narratore, che in originale è proprio Dan Castellana, un certo Homer Simpson per intenderci, a long long time ago, the earth was ruled by dinosaurs. Ci introduce a questo what if, perché alla fine questo è. Se l'impatto di quel meteorite avesse creato una dimensione parallela nella quale i dinosauri avevano continuato a evolversi in esseri intelligenti e aggressivi come noi, sono l'osservatore, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. In brevissimo tempo succede questo. Vent'anni dopo, conosciamo Mario e Luigi, che qui scopriremo successivamente non essere realmente fratelli di sangue. Già, proprio Luigi, inconfondibile. E scopriremo anche il cognome dei due, che è proprio Mario, quindi sono Mario Mario e Luigi Mario. Fratelli Mario, pronto intervento idraulico. E io sinceramente questa cosa la voglio portata anche nel film animato. E i due li vediamo pronti a partire per il lavoro. Ma a causa di Luigi, che a detta sua ha un presentimento, sul posto trovano un'azienda rivale. I due trovano l'agenzia di un altro italo-americano, Scapelli. Oh, che speccato. Che con qualche scena successiva capiremo anche fare un secondo lavoro più malavitoso. Ma tranquilli che il ruolo di Scapelli è semplicemente quello di McGuffin, sarà abbastanza inutile alla trama. Conosciamo anche Daisy, che scopriremo poi essere la bambina ovipera dell'intro del film, che adesso studia archeologia all'università ed è minacciata appunto da Scapelli. Che stronzo. Luigi si innamora a prima vista di Daisy e grazie a Mario ad un piano di rimorchio davvero ottimo la invita a cena. Scopriamo però che Daisy da qualche giorno è stalkerata da questi due imbecilli. Timeskip alla sera, uscita a 4. Mario Mario con Daniela e Luigi Mario con Daisy. Tra uno spiegone e uno stereotipo qua e là, finisce tutto bene. Ma finita la cena, Luigi e Daisy si allontanano in un sito archeologico. E i due imbecilli rapiscono Daniela al posto di Daisy. Perché a detta loro si era semplicemente travestita. Torniamo a Daisy e Luigi. Il sito archeologico dove si trovavano è stato manomesso dagli sgherri di Scapelli, che allagano tutto. Meno male che ci sei tu! Voglio dire... Che vuoi dire? Beh, insomma, tu sei un idraulico, no? Oh, sì! E adesso ci penso io! E arriva Super Mario, perché infatti l'idraulico Super Luigi non esiste e non sa neanche girare una manovella. In Men che non si dica, tramite il binario 9 e 3 quarti, i tre si trovano in un'altra dimensione. Scopriamo che gli imbecilli sono in realtà i nipoti di Recupa, ovvero Bowser. Recupa vuole Daisy per rubarle la pietra, perché è un frammento dell'asteroide che ha diviso le due dimensioni. E il suo obiettivo è quello di rifonderle. Recupa vuole diventare il dittatore di qualsiasi cosa. Mario Mario e Luigi Mario, che adesso hanno la pietra di Daisy, si trovano un po' spaesati. E vengono derubati da una vecchietta, che a sua volta viene fatta volare via da... questo personaggio, comparso a caso, con uno stile a caso, che rivedremo solo un'altra volta, di nuovo a caso. Facciamo la conoscenza di Todd. Sì, questo è Todd. Palesemente un fungo puccioso. Viene arrestato per oltraggio a Recupa e di seguito anche Mario Mario e Luigi Mario vengono arrestati perché sono idraulici. Che storia! Mi arrestate perché faccio l'idraulico! Prendi il tuo numero! E perché sono gli idraulici che Recupa cerca. E dopo alcune gag... È meglio che ci date un avvocato e ci fate uscire da questo pollaio! Anche a me! Eccolo l'avvocato! Recupa si finge un avvocato. Viene presentata una macchina inventata da Koopa che è in grado di evolvere o de-evolvere chiunque ci finisca dentro. Todd fa da cavia per la scena. E in questo film, discendendo dai dinosauri, de-evoluto Todd diventa un... Goomba, anche chiamate terribili piaghe dell'universo. Ma ragioniamo un po', Todd nel gioco è un fungo, qui invece discende dai dinosauri che si sono evoluti fino a diventare persone. Ma devolvendolo diventa un Goomba, che nel gioco originale sono dei funghi, ma qui sono degli orribili dinosauri umanoidi con la testa minuscola. Direi vabbè di lasciare perdere. Mario e Luigi riescono a scappare con un inseguimento in auto, e per non farsi mancare nulla a livello stereotipi, la canzone di sottofondo è questa qui.
cadono giù e vengono salvati da un fungo che invade tutta la città, quella che effettivamente dovrebbe essere la città del mondo dei funghi, ma è più una roba futuristica alla cyberpunk. Tra l'altro Todd, mezzo complottaro, dice che questo fungo potrebbe essere l'ex re di questo mondo, che è stato devoluto proprio da Recupa per prendere il trono. E così è. Ha ragione, effettivamente. Mentre Mario e Luigi girano il deserto perché oltre alla città non c'è nulla di abitato, Koopa decide di evolvere i nipoti perché sono davvero troppo stupidi per essergli d'aiuto realmente. I due iniziano a parlare così. Però che allettevole palingenesi! Io parlerei di transumanazione. Ah? Dannazione, che farneticazione questa sequenza di fotogrammi accostati a dell'audio. La definirei metamorfosi, Daisy incontra Yoshi, che è davvero utile quanto un ascensore in una casa di un solo piano. E comunque non è Yoshi. I due non più così tanto imbecilli trovano Mario e Luigi nel deserto. E si fanno le gare, probabilmente non sono stati evoluti al 100%. Però questo gli dà la possibilità di accordarsi con Mario e Luigi. La signora con tutti quegli sfunzoni rossi che ci ha derubato era corpulenta. Ah! Big Bertha! Già, questa Big Bertha. Lei è diventata un'amica, forse per Mario anche più di un'amica. Non la vedremo mai più, però i suoi stivali saranno utili. Scopriamo che realmente il fungo era il re di questa città, nonché padre di Daisy. E Dio mio che schifo! Mario Mario e Luigi Mario trovano le tute. Scena del valzer in ascensore con i Goomba, trovano Daisy, fanno la conoscenza del padre di lei, e i due non più imbecilli si ribellano a Koopa, che decide di entrare in azione contro il nostro Mario Mario. La compagna di Koopa, inutile finora, si ribella al re. Wow, è zia Petunia. Allora, quello realmente era il binario 9 e 3 quarti. Mario Mario prende una bomba dal taschino, la innesca e Koopa è palesemente spaventato. Ma scappa, potresti anche camminare per non farti prendere. Ma tanto la bomba cade e si fa ancora più strada. La nostra Dino Petunia ha la pietra, però è inseguita da Luigi e Daisy. Nonostante questo riesce a inserire la pietra nel meteorite. E infine, come la maggior parte delle zanzare in estate, però le due dimensioni ormai si stanno fondendo. Guardate! Ma che succede? Luigi, con il famosissimo strumento da idraulico, ovvero il cavatappi, riesce nuovamente a togliere il frammento di asteroide dal tutto. Oh, ma guarda, una scimmia! Quindi Koopa e Mario tornano, rendendo totalmente inutile questa parte del film. Oh, ma quanto sta durando questa bomba? Il film finisce con Re Koopa che va a finire in un calderone in mezzo alla città, viene devoluto da Super Mario Mario fino a diventare un T-Rex, piccolino questo T-Rex, e poi ancora devoluto diventa Brodo Star andato a male. Tutto finisce per il meglio, il dittatore probabilmente adesso sarà in qualche piatto di qualche mensa. Mario e Luigi sono degli eroi, sia in una dimensione che nell'altra. Luigi Mario ormai ha fatto centro con Daisy, che sul finale si presenta a mezzogiorno a casa dei due chiedendo aiuto per una nuova avventura che vedremo in Super Mario Bros. 2, se solo fosse mai uscito. Avete avuto modo di vedere che non è per nulla un buon film. La critica all'uscita l'ha massacrato, ma con il tempo, soprattutto in America, ha acquisito una sorta di fascino, diventando appunto, a tutti gli effetti, un cult. Anche se appunto tutti quelli che ci hanno lavorato, chi più chi meno, chi è ancora in vita e chi sfortunatamente no, rimpiangono e hanno rimpianto il giorno in cui hanno deciso di partecipare al film. Oltre ad aver capito che è notevolmente brutto come film, avrete sicuramente notato che non c'entra davvero nulla con Super Mario Bros. Ambientazioni, storie, personaggi, mancanze di personaggi come Peach e Donkey Kong. Anche se a quanto pare quest'ultimo doveva esserci nel film, ma era già diventato famoso con i suoi videogiochi e quindi per problemi di diritti non è stato inserito. Sembra avesse il ruolo di antagonista per Mario, almeno all'inizio del film, per poi diventare un amico o comunque aiutarlo. C'è chi pensa in modo velatamente razzista che il personaggio sia rimasto ma con un altro nome, ma non voglio dilungarmi perché la trovo veramente una cavolata. Eppure devo ammettervi che guardando il film sono ritornato alla mia infanzia, quando il sabato su Italia 1 trasmettevano film degli anni 80-90 con una scarsa qualità ma che adoravo, come per esempio i Flintstones. Quindi le visioni di questo film non mi hanno traumatizzato. Ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine del video, io mi sono divertito tantissimo sia a scriverlo, sia a registrare, sia a editarlo, perché penso abbiate notato è abbastanza diverso dai soliti video del canale, e questo tipo di video vorrei farli diventare una serie. Se volete supportarmi vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. No!